Non ci saranno solo sindaci, ma anche consiglieri regionali, deputati e la partecipazione straordinaria di Marco Bucci, sindaco di Genova, e Giovanni Totti, presidente di Regione Liguria. Tutti si cimenteranno sul palco del Teatro della Corte di Genova il 23 marzo prossimo. Ma io ho preso il traghetto per San Fruttuoso l'anno scorso. Io sono stato in Grecia 2 anni fa e ho anche mangiato bene. Ma sei matto? Hai mai affrontato una mandria di crocieristi? Prima ti ho fatto mettere l'elmetto apposta, eh? Mi devi almeno aiutare a tenerli a bada. Ma sentilo, anche Modesto! Reliti perfetti, il titolo dello spettacolo recitato, cantato e ballato da questi attori per un giorno, che però marca 21 anni dalla sua prima edizione. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Lunghe serate dedicate alle prove, iniziate a gennaio, danno il senso dell'impegno speso da questa compagnia di giro e dallo staff, autori, costumista, scenografa, coreografa, gli essenziali suggeritori e l'instancabile regista, tutti a puntellare l'iniziativa. Ciao, ciao! Per la musica rigorosamente dal vivo e la straordinaria presenza del coro Voci d'Alpe di Santa Margherita Ligure e dei musici sbandieratori dei Sestieri di Lavagna. Ma il vero successo della serata sarà decretato dal pubblico, che l'organizzazione invita a partecipare numeroso. E a questo proposito, il 13 marzo ci saranno pullman gratuiti da Chiavari e ritorno. È così che Reliti Perfetti porterà in scena attori per un giorno, ma di certo non per caso. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare.